Ai 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 ai. Ragazzi, non potete capire. Stavo seduto in bagno e una testa mi è spuntata dentro nel c***o. Oggi andremo a vedere tutta la storia, dal primo episodio fino all'ultimo, di Schemi Schemi di Top Toilet. Non andrò più in gabinetto, mai più! Mai più! Preparatevi perché è una storia emozionante, una storia ricca di colpi di schiena e soprattutto di carta igienica e anche di cacca. Però direi che per questo video, per non rimanere senza carta igienica, lasciate un like ora ed iscrivetevi al canale per ricevere 20 milioni di carte igieniche. Iniziamo! La leggenda dello Schemi di Toilet! Com'è che è iniziata? Da dove è partita? Evidentemente dal cibo di qualcuno, perché è entrata dentro il water e poi è uscita fuori a forma di testa. Insomma, bel concime! Ed eccolo qua! La sua nascita! Proprio qualcuno in bagno! Oh no! Questo era il cenone di mia nonna! E ha iniziato a cantare all'impazzata. E poi ha continuato in ascensore. Perché in ascensore non lo so. E adesso sono tre. E non sono solo dei ragazzi, sono anche delle ragazze. E adesso l'attacco degli schemi di Deep Toilet. Guardate le persone che corrono. No, non devo scappare in bagno. Non devo andare a... Cioè, Jesse conquisterà nel mondo, perché noi ne abbiamo di bisogno per fare i nostri bisogni. Questo è veramente molto profondo. Soprattutto questa immagine di qua dietro. Ma chi sei tu? Ma adesso abbiamo anche i ristoranti stellati. Spero che tu ti sia lavato le mani prima di mangiare, no? L'unico ristorante al mondo dove il cibo finisce direttamente nel water. E poi diventano tutti dei water. La cosa sta iniziando a sfuggire di mano in quel dischepi di toilet. Ed è così che è iniziata la vera storia. Ed inizia con un DJ gabinetto. Ragazzi, l'attacco dei gabinetti. E Darth Jason. Lui è la morte marrone. No, la morte nera, marrone perché ha il gusto di melma. Ma sono un esercito di alieni praticamente. Cos'è? Oh, aiuto! Ok, mi è arrivato un gesso volante in faccia. Avrei pensato tutto nella vita tranne un gesso volante in faccia. Adesso ci abbiamo anche... E qua ovviamente è il periodo in cui ormai lo schemi di top è impazzito. Suona per tutte le discoteche. E adesso qua è spuntato di nuovo. Ma c'è un modo per sconfiggerlo a questo schemi? Ah, tirare l'acqua. Sì, c'è un modo per sconfiggere lo schemi di toilet, ed è tirare lo sciacquone. Ancora c'è un altro. Altri. Il presidente dei gabinetti. Cavolo, mannaggia le porcellane. Ecco l'esercito delle telecamere. E qua viene presentato il nostro esercito, quello delle telecamere contro i gabinetti portatili. Chi vincerà tra i due? Attenzione, ecco, arriva l'attacco. Anche quello enorme. Ma mi stanno attaccando pure a me. Ma io stavo solo guardando così. È pericoloso. Sono pericolosi, ragazzi. Sono troppo pericolosi. Questa storia si fa sempre più intrigante. E siamo solo alla stagione 2. Adesso andiamo alla stagione 3. Ormai qua la schemi di toilettaggine è diventata una religione. E la preghiera di questa religione è: sia benedetto il cibo di tua nonna, che così va in bagno assicurato. Guardate, ci sono pure i monumenti. No, poverino che cerca di scappare. Mi dispiace, questa era la tua fine. Scaricato tutto nel gabinetto. Nel tuo stesso cesso. Ecco le telecamere. Ma attenzione, arriva la polizia.
Ragazzi, sono stato arrestato. Spero tanto di uscire sotto cauzione. Ma con cauzione? Mi chiedo una cosa. In un mondo di skip di toilet, il passaporto è la carta igienica? No, perché io la mia la sto finendo. Adesso fanno pure le chiese. Si è fatta la tua parola. Cosa desideri? Un po' di vicinette? Vabbè. Il dio degli schemi di toilet. Attenzione, lo stanno catturando. Le telecamere. Oh no. Peggio, questo è un diavolo. Dai, tira lo sciampone. Oh, meno male. Quindi abbiamo trovato il punto debole. Forza telecamere, compite voi. Ce la possono fare. Ce la devono fare. Forse hanno chiamato i poteri forti. Troppo forti. Mi sto chiedendo solo una cosa. Ma questi sono i avatar dei giganti. Cioè, qua ci vanno a fare bisogni loro giganti. Come fanno? Come facciamo a sconfiggerli, ragazzi? Scrivete sotto nei commenti come sconfiggereste lo schema di toilet. Io ho ammazzato con la mazza da baseball. Gli spaccheremo qui il cesso. Continuiamo con la stagione 4. Ci stiamo avvicinando alle ultime stagioni e al finale. Oh, ma quanti so? Un gabinetto che spara la generazione dagli occhi. Ma che cosa stanno vedendo i miei occhi? Ragazzi, ma il cellulare della mia nonna era troppo così potente. Cioè, ha creato degli escrementi che tirano la generazione dagli occhi a forma di teste. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. No, no. Ma ovviamente anche noi abbiamo i nostri grandissimi robottoni. Eccone uno. Un robot ragno. Se avete presente l'attacco dei cloni di Star Wars? Bene, questo è l'attacco dei gabinetti volanti. L'attacco dei gabbi. No! I gabbi sono troppo forti, questi gabinetti. Tirateli lo sciacquone. Ma come cavolo sono finiti là sopra poi, tra l'altro? Sono stati lanciati da un gigante. Quello era ovviamente un metecespere ora. Allora, ecco l'esercito delle telecamere. Ormai sono tantissime. Credo che questo sia il capo. Non mi sembra molto grande sto capo. Forse ce n'è ancora uno molto più grande. Oh, che è? Quell'esorgente sto successo. Ho anche chiamato sergente toro seduto sul cesso. Vabbè. Ma no, ma perché le telecamere ballano? Non mica hanno vinto. Ah, è un'esca. È un'esca per cosa? Beh, ha distrutto le porcellane. E cavolo. Dannato il cesso. Oh, e mi cade pure addosso. No, vabbè, non ci voglio credere. Una telecamera che fa finta di essere uno skip di toilet e cerca di andare all'interno del loro covo segreto. Ah, che carino. Quindi questo è il loro covo segreto. Stanno tutti parlando tra di loro. Stanno complottando. Mi sa che l'hanno beccato. L'hanno beccato. Qua non sta finendo affatto bene. Mi sa che le telecamere non hanno un grandissimo vantaggio. Manca poco alla fine. Alla fine di tutto. Hello. Ragazzi, sono diventati imbattibili. Come si fa a battere questi gabinetti? Ormai non c'è speranza. Devono creare una macchina così potente, così enorme, che neanche Dexter riuscirebbe a farla. Ah, ecco una telecamera. Ecco il sergente toro seduto sul cesso. Ma cosa l'ha distrutto? Che cos'è? Attenzione, c'è qualche telecamera gigante in giro. Grande uomo! Ragazzi, standing ovation per questo uomo telecamera. Adesso godiamoci lo spettacolo. Grande!
Dai, su, tira lo sciacquone, tira uno scaffone, staccagli la testa al gabinetto. Ma l'ha flashato, ragazzi, l'ha flashato, poverino. Ormai è troppo potente, nessuno può fermarlo. Ecco il capo. Addirittura pure lo scudo. Pure lo scudo gli hanno creato. È Capitan Telecamera. Lui è l'unico uomo che non si fa la melma addosso. Come cavolo è venuto quello? No, no, l'hanno sconfitto. Ora è la fine, ragazzi. Ora è la fine. Che cosa potrebbe mai accadere? Mancano solo qualche manciata di episodi. Stanno cercando il loro capo. Ah, lo stanno interrogando, un tizio. Non te lo diremo mai. Oh no, oh no. Ragazzi, quello era un allarme. Hanno svegliato la melma più grossa del mondo. Eccolo. Questa è fantascienza, ragazzi. Stiamo toccando dei livelli alti. Un giorno gli alieni, quando vedranno questi video, diranno: ma che è successo? C'è sti gabinetti che lottavano contro telecamere. Ma che sono impazziti sti umani? Credo che stanno facendo gli ultimi grossi attacchi. No, ci hanno provato. Non ci credo. Ce l'hanno fatta. Non ci voglio credere. No. Cavolo, ce l'avevano quasi fatta. Mancava poco. No, li stanno attaccando. È un assalto. Che è successo? Perché se ne torna indietro? Perché hanno visto loro? Lui? Ah, ma allora veramente si caricano sotto alla fine sti cesi. E allora? Sti capinetti, sti vater. Grande uomo. Ok, siamo quasi giunti alla fine. Cosa succederà da ora in poi? Voglio tantissimi pronostici sotto nei commenti. Proprio scrivete cosa potrebbe mai accadere. Allora, prendiamo a pugni uno, prendiamo a pugni l'altro. Ma ora... non pensavo che si potesse pure moltiplicare il puppettone di mia nonna. Che fi... e tu chi sei? Le radio! Arrivano le radio in soccorso! Le casse! Yeah, così parliamo un po'! Che mettiti le cuffie! Vabbè, ma loro sono molto più potenti! Telecamere si sono alleate con le casse stereo! E mo stereo mina tutto! Io rimango esterrefatto da sti video, veramente sto rimanendo. Oi! Ma cos'è sta roba? Boom! È tutto esploso! Gli ha infilato un Russell Round 5.1 in gola! Ed è ancora vivo! È una merma veramente potente! Bravo! Ora fai la tua di merma! Vediamo che succede! Ultimi episodi e vediamo anche lo scienziato qua. Mi sa che sta finendo l'apocalisse tra poco. Sì, li stiamo distruggendo. Casse stereo con telecamere. Big Brother. Non mi guardare così, sciacqualo. Bravo, bravo così. Attenzione, abbiamo il gangster, credo, il capo della piccola banda qua. Cosa sta facendo? Sta facendo un discorso ai suoi ragazzi. Gli sta dicendo: picciotti, allora, non facciamoci scaricare. Va bene, picciotti, riempiamo di melma tutti quanti. Oppure lui riempie di melma tutti quanti. Ma che ceffone che gli ha dato? Quello lì era un bellissimo sound effect. Credo che sia partito direttamente dalle casse. Swam! Ma che è, uno scienziato pazzo? Ragazzi, ormai...
Ormai è finita. Ormai stanno vincendo. Ormai hanno vinto. C'è solo questo qua da battere. Oh no, piccola telecamera. Aiuto. Ma è pazzo. No, mi ha staccato la testa. No, cosa è successo poi? Ok ragazzi, sono giunto a guardare proprio l'ultimissimo episodio e cerchiamo di capire cosa è successo, che cos'è quella specie di cesso tecnologico. Forse viene dal Giappone, presumo, no? Sapete che te cessi di Giappone sono smart. No, è una tortura. No, povera telecamera. Mi staccherai i cavi. Oppure ne prende il controllo. Mi ha preso il controllo. Mi ha preso il controllo. Quindi ora possono controllare le telecamere. Questo non ci voleva. Ok ragazzi, io direi che questo è il video di tutta la storia di Skibidi Toilet. Lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. E nulla, iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollicioni in su. Qua il vostro lo esiste tutto. E noi ci vediamo nel prossimo video.